Che significato ha la manifestazione che avete organizzato per oggi a Pineto? È quello di richiamare l'attenzione sui diritti delle coppie di fatto e in particolare sui diritti delle coppie omosessuali. Ieri il Papa ha attaccato addirittura le famiglie allargate, dicendo che in quelle famiglie i figli non crescono bene. Peccato che gli studi in materia dicono esattamente il contrario, e cioè che in presenza di uno che è capace di fare genitore, sia che sia un genitore solo, due genitori, una famiglia allargata, una persona cresce molto bene. Quindi il problema è l'amore, gli affetti, sia per quanto riguarda l'essere genitori, sia per quanto riguarda lo stare in coppia. E questo amore, questo affetto è uguale per tutti, non c'è differenza tra omosessuali ed eterosessuali. Allora, nella celebrazione di questi matrimoni c'è prima di tutto una protesta, perché gli omosessuali sono esclusi dall'istituto del matrimonio. E in secondo luogo c'è il richiamo ad un'uguaglianza, che è poi l'uguaglianza che noi richiameremo nella manifestazione del 10 ottobre con questo simbolo, cioè i cittadini omosessuali sono uguali a tutti gli altri cittadini, non possiamo permetterci di tollerare un paese che fa una differenza tra cittadino e cittadino, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Quando sentite parlare di differenze, come recepite questo concetto, questo termine? Il termine differenza non mi piace molto, perché nel caso degli omosessuali significa giustificare l'esclusione dagli istituti giuridici, dai diritti, dall'espressione della propria personalità, del proprio stile di vita. Mi piace il termine diversità. Ogni essere umano è diverso l'uno dall'altro e il diritto universale a vivere secondo la propria originale percorso di vita è un diritto di tutti, etero ed omosessuali che siano. Per cui la battaglia che noi facciamo è certamente una battaglia per i diritti degli omosessuali, ma è anche una caratteristica universale. In tanti appoggiano questa iniziativa, forze politiche, associazioni, ma ci sono state anche manifestazioni di protesta, soprattutto contro il comune che ha patrocinato l'iniziativa, non proprio contro l'iniziativa di per sé. Ma sono gruppuscoli di estrema destra che a mio parere andrebbero messi fuori legge, che non ci impensieriscono. Diciamo che si fanno pubblicità alle nostre spalle e sono l'espressione di una politica sbagliata, di una politica violenta che io speravo non esistesse più, perché quando si fanno discorsi di un certo tipo contro le persone sono discorsi di carattere razzista, e il razzismo è una bestia nera che va sconfitta. Lei a Pineto ha presentato il suo libro Ecce Homo, quali sono i contenuti di questo suo lavoro? È un libro scritto con grande passione, un libro divertente che io consiglio a tutti, Edizioni Rizzoli. Racconta la storia del movimento omosessuale degli ultimi 30 anni, mischiata con la mia biografia. Sono figlio di contadini, dall'agricoltura e dal mondo operaio sono arrivato in Parlamento. È una vita avventurosa, con luce e ombre ovviamente, perché tutte le vite sono così, però io lo consiglio perché è un libro che potrebbe essere molto utile soprattutto per chi vuole capire il mondo omosessuale, o anche per un omosessuale che comincia a fare i primi passi nella visibilità, che è un po' la nostra religione civile, essere visibile, non nasconderlo mai. Stefania Pace ha celebrato il matrimonio secondo il rito laico consoli. Intanto va chiarito che questo è un matrimonio che non ha nessun valore civile, perché non è riconosciuto dallo Stato italiano. Non è riconosciuto dallo Stato e dalla Chiesa, è un rito laico e soprattutto, voglio aggiungere, simbolico, come ha già detto lei, e per dare, diciamo, un punto più fermo su questo passaggio, vi posso leggere appunto una frase del rito consoli che dice: voi non sarete legati da vincoli promananti da codici civili o canonici, voi non avrete impegni coatti l'uno per l'altro. Quindi già qui è racchiuso tutto il senso del rito consoli. Chiaramente la mia opinione su tutto questo è che noi abbiamo deciso di fare questa manifestazione in un momento così particolare, perché c'è bisogno di un dibattito in Italia sull'omofobia, ma non solo, anche sui diritti. Quindi per noi è molto importante che sia discussa subito in Parlamento una legge contro l'omofobia, ma che sia discussa in Parlamento anche una legge per i diritti, non solo per gli omosessuali, anche per gli eterosessuali, per le coppie di fatto. Questo per me in questo momento e oggi ha avuto, diciamo, il valore del rito consoli è questo.
Daniele e Ciri si sono appena sposati a Pineto secondo questo rito laico. Consoli, è ovvio che questo è un matrimonio soprattutto simbolico, anzi solo simbolico, perché non è riconosciuto né dallo Stato e né dalla Chiesa. Massimo Consoli era un nostro grande amico, oltre ad essere stato il padre del movimento omosessuale italiano. Ha inventato questo rito laico ma al tempo stesso religioso, di una religiosità civile che vorremmo vedere applicata anche nelle norme, nelle leggi dello Stato italiano, perché finalmente l'uguaglianza di tutti, anche delle persone, delle coppie omoaffettive, sia riconosciuta davanti alla legge e davanti alla società. Questo di oggi, in questo ventilato pomeriggio adriatico, è un rito certamente simbolico, ma noi siamo qui perché l'Italia ci riconosca e ci dia quello, insomma, che da 40 anni il Movimento per i Diritti Civili Gay chiede. Perché avete scelto di unirvi in matrimonio? Perché come dicevamo, è un matrimonio simbolico, ma da un punto di vista affettivo è un matrimonio a tutti gli effetti. Certo, no, abbiamo scelto di fare questo rito non come una provocazione, ma come una sorta, una spinta, un voler dire a chi magari potrebbe avere la possibilità di creare, di istituire un matrimonio legale, ecco, che possa farlo. Quindi fatelo pure, un matrimonio per noi, per chi vuole, per chi vuole coronare i propri sentimenti. Noi conviviamo da 3 anni e fino a che lo Stato non ci riconoscerà il diritto di essere appunto riconosciuti come coppia, avere diritti e doveri sanciti per iscritto davanti alla società, ci sposeremo tutte le volte che vogliamo. Sempre, tutti i giorni. Torta e confetti rosa per festeggiare queste nozze, questo colore rosa chi l'ha scelto? Il colore rosa dei confetti sono i confetti ufficiali per i matrimoni gay. Questi in particolare sono stati realizzati dalla Pelino. Sì, è la ditta più famosa qui in zona. Tra l'altro sappiamo che è una deputata del PDL, quindi ci fa particolarmente piacere che anche il centrodestra in qualche modo, anche attraverso dei confetti, si apra a queste iniziative. Però volevo ribadire, il colore gay per eccellenza, qui lo vediamo abbastanza rappresentato anche in questa cravatta, è il verde. Il primo gruppo omofilo in Europa, segretissimo, fu la Società delle Cravatte Verdi, che avvenne tra la fine del 700 e i primi dell'800 in Francia. 100 anni dopo Oscar Wilde scelse di nuovo il verde, con il garofano verde. Quindi questo non è il colore della Lega, non è il colore dell'Islam, è il colore dei gay.